Eccoci qua, cari amici, appassionati di vecchie corriere, vecchi pullman, battute finali qua dal bellissimo raduno organizzato da Lega Antichi Motori qua nelle zone di Lovere. Siamo qua appunto su una traccia di lago in un bellissimo porticciolo e volevo appunto mostrarvi per gli appassionati di corriere questo bellissimo Fiat 370 Padane Z3. Adesso improvvisiamo questa diretta, andiamo a vedere se c'è il proprietario e pare che ci siano anche dei giovani appassionati. Questo è chiaramente una corriera che appartiene alla collezione di Alessandro Ronchi. Alessandro anche lui un personaggio conosciuto in questi anni, lui lavora sul Frecciarossa, però la cosa bella che è la passione per questi mezzi qua. Alessandro l'abbiamo già conosciuto in precedenza nei miei filmati e adesso così improvvisiamo questa diretta. Improvvisiamo questa diretta perché appunto con Alessandro ci dovrebbero essere dei giovani appassionati, appassionati di corriere e di Puma. Intanto Bedford qua di Luisa fa da coreografia qua su questo bellissimo lago, questo bellissimo porticciolo. Ecco qua, ragazzi, intanto questo l'avevamo già visto, mi sembra, Puma che avevo presentato con il bravissimo Renato Bettini. Guardate qua, Fiat 370. Qua il bravissimo Alessandro non sa nulla di questa diretta improvvisata. Eccoci qua, cari amici. Eccoci qua. Amate! Eccoci qua, cari amici! Siamo in diretta, Alessandro! Ho già presentato qua, ecco qua! Guardate qua, giovani appassionati! Appassionati! Ecco qua, Alessandro, a questo punto. Presentami Z3, presentami, dimmi qualcosa di questo. Anno di costruzione 1977, motore 370 1226, sono 6 cilindri in linea. È stato tutto restaurato, come puoi vedere. È una macchina che ha quasi 50 anni, si può dire, forse 2 milioni di chilometri. Forse. Già 50 anni, ragazzi. Siamo lì. Pazzesco. E niente, lo vedi, tutto revisionato, rifatto, sistemato, mi ha fatto tribulare parecchio. Vieni, vieni Alessandro, vieni. Però adesso è in ottime condizioni ormai questo. Funziona bene, insomma è stato rifatto un bel po' di lavoro, però insomma la soddisfazione, vedo tutti questi ragazzi che salgono su. Questi ragazzi giovani che vedo che qua, gli appassionati giovani ci sono, sì, allora. Sì, sì, poi... Ciao carissimo, Ecco qua, 370 1226 la sigla qua. Esatto, quella è la sua etichetta originale, il suo cruscotto originale. Quanti chilometri ha questo? Sarà arrivato ai 2 milioni sicuramente. 2 milioni? Sì, sì, sicuramente. Beh, ovviamente con le sue manutenzioni, non è che può fare 2 milioni. La differenza dell'altro pullman qual è che sta? Questo c'ha il motore 6 cilindri in linea, quell'altro è una versione 6 cilindri a V o 8 cilindri a V, dipende dai mezzi di montagna. Però la differenza sta nel cilindri in linea o cilindri a V. Ho capito. È lo stesso motore di questo, che poi è uguale a quello davanti che tu vedi, che è un esatto. Loro avanti, però quello c'ha la turbina, quindi era già evoluto e quindi quello è già Eccoci qua, giovane appassionato. Marvin, hai visto lo spettacolo che c'è? Spettacolare. Ecco qua, giovani ragazzi qua che non pensavo di trovare appunto in questa zona. A questo punto accendiamo la corriera qua, vai Alessandro qua, ecco qua, Ho modificato i fanali davanti, vedi, gli ho messo i suoi originali. Sono originali questi? No, all'inizio aveva come quelli là. Ah, ho capito. Aveva, perché sono modifiche che vengono fatte nel tempo, poi alla fine gli ho messo le sue originali come erano. Padane Z3, ragazzi. È un bel padane questo. Guardate via perché ho fatto così. E direi che insomma, chiaramente il padane si differenzia sempre perché c'ha quelle particolari del tettuccio. C'ha la porta a battente, una particolarità di dietro, porta a battente, erano quelle, non si vede ma ci sono i Trilex sotto. Ah, ci sono i Trilex questi? Sì, questo se tu guardi ci sono i Trilex, però è stata fatta la modifica del cerchione per avere le gomme, quelle omologate. Che e non fa... sarebbe bello mettere uno? Però nascevano con questi copricerchi. Con questi copricerchi, ecco qua. Per cui insomma un altro, insomma,
è un altro mezzo. Un altro mezzo che insomma un po' di bagno di sangue c'è stato. Perché altro è sempre, non è mai finito. Esatto. Perché sono sacrifici, perché non è esatto, il pullman esatto. È un po' più però impegnativo. La cosa bella è che adesso ci sono tanti ragazzi che tu vedi. Esatto, infatti, mi piace per quello. Eccoci qua, cari amici, appassionati di corriere qua, Ecco qua, vi ho dato così traccia di corriere anni 90. Questo qua di che anno, dicevamo, di che anno è questo? Questo è dell'80 e quello là è dell'80 e del 77. Del 77, ci sono qua 100 anni di storia. Sì, sì, questo l'avevamo già presentato, ma sì. Qual è quello che ti piace di più? Più datato? Ma no, non è questione di datato, è un'affettività, io sono legato più a quello perché ho preso la patente con questo, io ho guidato con quelli lì. Tu sei più affezionato a quello per... Sono più affezionato a quello lì, insomma, poi... Però anche questo... Anche questo, dà delle grandi soddisfazioni. Ah, certo. Ecco qua, Faccio vedere il motore. Ecco, fai vedere il motore. Ragazzi, guardate un po' qua, Vi faccio vedere leggende. Vai qua, Paolo, fammi un saluto, cosa diciamo a questi... Dai, ho detto le leggende. Guardate Paolo Lucchini, una leggenda, del trasporto. Vai, che mi piace dare un po' onore a tutti, intanto gustiamoci il porticciolo e guardate un po' qua. Paolo è il mio autista. Insomma, dai, era giusto anche citare Paolo. Eccoci qua, cari amici, appassionati. Appassionati di corriere qua, Dottore Sempre. È una macchina che ha le sue soddisfazioni. Guardate lì, giovani appassionati, dai! Allora, zone Bergamo, arrivano altri autobus? Assolutamente sì! In futuro? Esatto. Bravissimi! Stay tuned! Eccoci qua! Grazie Alessandro! Caspita, il tuo mezzo c'ha i Trilex e li copri quel copricetto. Ma gliel'ho appena detto anche lui. Nascevano così. Nascevano così, infatti. Però una volta si potrebbe tirare via per dire così. Sì. Per fare così, ecco qua, spettacolo. Avrebbe i Trilex. Ecco qua, cari amici. Appassionati di mezzi storici. Così di alto spessore non li puoi tenere i Trilex. Guardate qua, giovani amici qua, che insomma seguono il canale del Marvin e... Voi da dove nasce la passione per gli autobus? Da sempre. Dai, fin primi da ricordi. Insomma, te vuoi diventare un autista anche tu? No, lui vuol fare l'autista. Vabbè. Perché l'autista è uno dei lavori peggiori, è stressante, molto stressante secondo me. Però lui è masochista e gli piace fare l'autista. Comunque dai, te mi dici che insomma vedremo ancora di questi corriere pullman in futuro nelle zone qua. L'obiettivo è quello, salvarne il più possibile. Ecco qua. Come dico sempre, la corsa contro il tempo, oggi esatto. C'è, domani non c'è. Esatto. Per fortuna c'è gente come Alessandro, ma anche loro, non credo. Che ha fatto sacrifici, Il problema è che i camion ne trovi anche vecchi. No, ma chiaramente un pullman è già un po' più difficile. Sì. Eccoci qua, cari amici, appassionati appunto di corriere autobus pullman. Adesso andiamo Di Damiano. L'avevo già visionato, però venite qua, dai. Andiamo così di diretta a questo punto, finché abbiamo il timer. Eccolo qua, e dicevamo questa è una carrozzeria Orlandi. Questa è una carrozzeria Orlandi, stesso motore, solo che ha la turbina, ovviamente potenziato, è 303 cavalli. Sì, prima l'ho filmato tutto, dai. Comunque è una dai. Bella macchina anche questa. Questo è l'Orlandi che non l'avevo detto prima. Da turismo, molto bello. Da turismo. Niente, dai, abbiamo preso. Nascevano quelli da linea, questo è una caratteristica da turismo. Da turismo. Bello. E complimenti a Damiano che l'ha salvato. Spettacolo, grande Damiano, come abbiamo già detto. Ragazzi, con questo vi saluto, amici, salutate qua. Ciao Marvin! Ecco qua, spettacolo, ciao a tutti, viva Lega Antichi Motori che ha organizzato questo bel raduno, questo bel ritrovo. Ragazzi, alla prossima. Saluto un po' tutti gli amici del canale, tutti gli appassionati. Saluto Max, Demis, Antonio e il pubblico femminile come Giovanna, Alessia, Lucia e tutti quanti, dai, insomma, tutti quelli che mi dimentico sempre. Ragazzi, spettacolo. Ciao a tutti. Viva i giovani. Ciao a tutti.